L'antico Lazio, alla vigilia della conquista del territorio da parte romana, si caratterizzava per la presenza di rilevanti centri che, per importanza politica e culturale, raggiungevano la stessa Roma. Accanto a Tibur, Tivoli e Lanuvium, Lanuvio, Preneste, Palestrina, figurava certamente come una delle città più attive ed influenti del periodo, non solo per la sua posizione strategica territoriale, ma anche per le consistenti ricchezze di cui disponeva, come ci rivela oggi l'abbondante materiale archeologico ritrovato. La nascita di Preneste si perde nel mito ed è stata variamente attribuita ora a Praenestos, figlio di Latino, ora a Telegono, figlio di Ulisse e Circe, ora infine a Ceculus, figlio del dio Vulcano, mentre i primi reperti archeologici che documentano l'occupazione del sito risalgono all'VIII secolo a.C. Le prime notizie tramandate dagli autori antichi appartengono invece all'inizio della Roma repubblicana e rinviano spesso ai rapporti di Preneste con la Lega Latina, da cui la città sarebbe definitivamente uscita intorno al 499 a.C. C'è chi ha definito Palestrina la città araba fenice, abituata a distruzioni e ricostruzioni. In epoca romana con Silla, che la distrugge perché si era alleata a Mario. Nel Medioevo per volontà di Bonifacio VIII, alla fine del 200, contro i Colonna. Contro i Colonna ancora all'inizio del 400, distrutta dalla fermezza e la durezza del cardinale Vitelleschi. E dalla fine della Seconda Guerra Mondiale con i bombardamenti americani. Ma queste ricostruzioni forse sono dovute alla dea della fortuna primigenia che ha sempre protetto questo luogo. Appunto il santuario a lei dedicato fu costruito alla fine del II secolo a.C. La datazione del complesso, tradizionalmente considerato di età sillana, fu rimessa in discussione dai primi editori del complesso, che lo attribuirono piuttosto alla metà del II secolo a.C. ed è stata quindi riportata su basi epigrafiche alla fine dello stesso secolo. I ritrovamenti attestano tuttavia l'esistenza del culto già dal IV-III secolo a.C. Fu costruito probabilmente grazie a gruppi associati di cittadini desiderosi di affermarsi dopo essersi arricchiti con i flussi di denaro e di manodopera provenienti dall'Oriente grazie alle guerre e dai notevoli traffici commerciali. Si trattava con tutta probabilità di una classe devota all'imperialismo romano, ma esclusa dalla vita politica. Non a caso Preneste fu l'ultimo avamposto in Italia a venire normalizzato nella guerra sociale e nella guerra anti-Silla. Il santuario era celebre in tutto il mondo romano per il culto della fortuna primigenia, ovvero prima nata dei figli di Giove, ma anche primordiale e dunque madre e contemporaneamente figlia di Giove. Il culto era associato all'oracolo che avveniva mediante l'estrazione delle sortes, le sorti. I fedeli e i devoti, provenienti da ogni parte, chiedevano responsi per le loro necessità alla divinità. Essi non accedevano direttamente alle sorti, incise su tavolette in caratteri antichi, che venivano invece estratte da un bambino. Costui simboleggiava Jupiter Puer, Giove bambino, molto venerato dalle madri di Preneste. Durante l'impero, al titolo Jupiter Puer, fu accostato quello di Jupiter Arcanus, cioè custode sovrannaturale dell'arca. L'arca era il contenitore in legno di ulivo, l'albero miracoloso che sorgeva sul terreno su cui il santuario venne costruito. L'arca dunque, fatta con il legno dell'albero sacro, custodiva le sorti che davano i responsi dell'oracolo. Tu credi a quello che dice la gente? Ma non è così, non essere sciocco. Se sei saggio, bada che dall'incerto non si venga al certo. Hai un cavallo bellissimo, ma non sai cavalcarlo.
c'è molta gente bugiarda, non prestar fede facilmente. Ora me lo chiedi? Ora mi consulti? È già passato il momento giusto. Nel periodo della pacificazione dovuta al primo papa dei Colonna, Martino V, è avvenuto un autentico miracolo dell'architettura, Palazzo Barberini, che sembra un classico prodotto dell'architettura barocca ed è invece il primo intuito di un'architettura diversa, nato alla fine del 400 per volontà di Francesco Colonna. I suoi resti, che erano stati nel tempo inglobati nell'abitato medievale, furono rimessi in luce in seguito al bombardamento del centro cittadino nel 1944. L'intero edificio poggia sulla struttura antica del Santuario della Fortuna Primigenia e ne ricopia perfettamente la forma di emiciclo, obbligando la costruzione nuova ad assumere un aspetto tondo che mai si era visto fino ad allora. Una lettura approfondita dell'architettura della facciata rivela esattamente la storia dell'edificio, perché la vecchia finestra centrale è una finestra quattrocentesca. All'interno di Palazzo Barberini è ospitato il Museo Archeologico Nazionale. L'allestimento dei materiali, ispirato a criteri tematico-cronologici, consente ai visitatori di ripercorrere le tappe fondamentali dello sviluppo artistico e culturale dell'antica Preneste, nell'arco di tempo che si apre tra la Roma repubblicana e quella imperiale. Tra le numerose opere esposte nel museo spicca il mosaico nilotico, uno dei più grandi ed importanti mosaici policromi ellenistici conosciuti, databile al II secolo a.C. Fu scoperto tra fine 500 ed inizi 600 nell'aula absidata del foro civile dell'antica Preneste, all'epoca adibita a cantina del vecchio palazzo vescovile. Nel 1625 il vescovo di Palestrina, cardinale Andrea Baroni Peretti Montalto, apprezzata la bellezza del mosaico, lo fece staccare dal pavimento, poi lo fece dividere in pezzi i quadri ed infine diede ordine di trasportarlo a Roma. In cambio del mosaico del Nilo, il cardinale donò alcuni paramenti alla sagrestia della cattedrale di Sant'Agapito, che sorse su un antico edificio romano.
Quando il feudo di Palestrina fu acquistato dalla famiglia Barberini nel 1630, il cardinale Francesco Barberini, grande collezionista di opere d'arte, riuscì ad entrarne in possesso nel 1635 e lo fece restaurare. Nel 1640 l'opera restaurata fu riportata a Palestrina e collocata nella sua posizione originale, in quell'aula absidata che intanto era stata fatta restaurare dal principe Taddeo Barberini. Tuttavia l'umidità dell'aula non fece bene al mosaico, che dovette essere nuovamente restaurato. Così, nel 1853, il principe Francesco Barberini affidò l'incarico all'architetto di casa Barberini. Il mosaico venne diviso in 27 lastre di varia grandezza e riportato a Roma per il restauro. Tornato a Palestrina, dovette essere di nuovo inviato a Roma nel 1943 affinché non fosse colpito dai bombardamenti. Tornate di nuovo a Palestrina, le lastre furono ricomposte su un piano leggermente inclinato, in una delle sale del palazzo Colonna Barberini. Ci piace pensare che questo era il paesaggio che ammiravano la Dea Fortuna e dei suoi visitatori. Il pozzo è quello dell'Ipne Rotomachia Polifili di Francesco Colonna e la scalinata tonda rievoca tutta la vecchia architettura romana che caratterizza questo luogo.